Quante volte tu stesso hai detto sono stressato oppure non ne posso più? Buongiorno a tutti, sono Patrizia Pietropaolo. La parola stress ricorre spesso nei nostri discorsi e spesso ci sentiamo sotto stress proprio perché, che tu lo voglia o meno, lo stress fa parte della tua vita. Ma cos'è lo stress e soprattutto cosa ti succede quando sei stressato? Lo stress è una cosa normale, una risposta fisiologica della persona quando viene sottoposta a pressioni dall'ambiente che la circonda. Questo stress delle volte è anche positivo e questo succede quando l'evento che ti stressa dura poco e senti che puoi far fronte con le tue sole forze a quello che sta capitando. In questo caso lo stress ti fa reagire rapidamente, ti rende concentrato e migliora anche le tue prestazioni. Diverso è il discorso invece quando sei sottoposto a questa pressione per lungo tempo e senti che non hai le forze per rispondere in maniera adeguata. È proprio in questo secondo caso che possono sorgere problemi anche fisici, emozionali, comportamentali e cognitivi. Ma cosa succede nel tuo organismo quando sei sotto stress? Si attivano due diversi meccanismi che partono tutti dal talamo, una parte del sistema nervoso centrale, ed arrivano ad una particolare ghiandola, il surrene. Il surrene, a sua volta stimolato, rilascia tra l'altro cortisolo e adrenalina. Quindi, cosa accade? Se lo stimolo è di breve durata e affrontabile, questi ormoni vengono rilasciati e dopo aver svolto la loro funzione, tutto torna alla normalità. Se invece lo stress diventa cronico, questi ormoni continuano ad essere prodotti e finiscono per diventare eccessivi. Così, quelle che erano funzioni positive diventano negative. Dato che lo stress è un meccanismo complesso, coinvolge direttamente il rilascio di questi ormoni e indirettamente anche altri assi neuroormonali. Le conseguenze di uno stress cronico possono essere molte, così come molti sono i sintomi che si possono evidenziare da persona a persona, anche se alcuni si manifesteranno più frequentemente di altri. A livello organico, tra i sintomi più frequenti potrei provare mal di testa, dolore alla schiena, battito cardiaco accelerato, palpitazioni, problemi legati al sonno, ma anche problematiche di tipo sessuale. Dal punto di vista emozionale e comportamentale, spesso è presente fame nervosa, con assunzione smodata di cibo, ansia, un generico nervosismo con frequenti sbalzi di umore, oppure una sensazione di infelicità che però non ha una precisa motivazione. Può anche esserci una tendenza verso l'abuso di sostanze, come gli alcolici. Spesso le funzioni cognitive risultano anch'esse interessate da un deterioramento correlato allo stress. Per esempio, con perdita della memoria e anche di concentrazione, incapacità decisionale, e potrai sperimentare un generico senso di confusione. Magari anche tu hai uno o più di questi sintomi. Se è così, è probabile che tu sia già sotto stress e che quindi sia giunto anche per te il momento di correre ai ripari e cercare metodi e strategie per vivere meglio e gestire questo stress, prima che il danno procurato dalla situazione diventi permanente. Allora, cosa puoi fare? Reagire da solo a uno stress cronico e gestirlo non è sempre facile. La cosa più giusta da fare è riuscire a sviluppare un'autoregolazione insieme a competenze che ti permettono di gestire lo stress, modificando anche quelle strutture cognitive che ti portano ad avere aspettative negative quando sei sotto stress. E puoi anche sostituire i comportamenti disfunzionali con comportamenti più funzionali ed adattivi. In pratica, è necessario che cambi il tuo modo di vedere le cose, ma anche il tuo modo di rispondere agli eventi. Puoi anche aiutarti mettendo in atto comportamenti positivi che ti aiutino a rilassarti, come una semplice passeggiata o un momento di stacco,
Un momento infine in cui ti prendi cura solo di te stesso. E ricorda però, chi deve prendere la giusta decisione sei tu e dovrai scegliere di troncare situazioni che sono solo fonte di stress e di disagio perché non possono più essere sanate. Ti sembra che tutto questo sia un traguardo impossibile da raggiungere? Non è impossibile. Le risorse per fronteggiare certe situazioni sono già dentro di te e se ce ne sarà bisogno, con il giusto aiuto, sono sicura che riuscirai a tirarle fuori e ad utilizzarle. Ti ringrazio per l'attenzione. A presto.